Ciao! Ciao! Vi piacerebbe saper fare questo? Oh. Allora, continuate a guardare questo tutorial. Vediamo come creare questa spada laser. Io ho fatto un piccolo video, dura abbastanza poco. E vabbè, l'ho messo nella libreria, importato nella timeline. Sono pronto per creare adesso una maschera per dare l'effetto della spada laser. Andiamo a cliccare con il destro sul nuovo tinta unita. Mi raccomando, qui il colore deve essere bianco. E poi clicchiamo su creare dimensioni composizione. Ok, e andiamo sull'ok. Per rivedere il sotto, andiamo sull'occhietto qui basso a sinistra della maschera. Adesso io vado a zoomare un pochettino l'immagine. Ci portiamo al momento in cui vogliamo vedere apparire la nostra spada laser. Ecco, facciamo che è questo. Ora, con lo strumento penna, andiamo a creare la prima porzione della nostra spada. Per vederla visualizzata la facciamo riapparire qui con l'occhietto. Ora andiamo sulla tinta unita creata, freccetta in giù, maschere, maschera 1, tracciato maschera forma. Andiamo a cliccare qui vicino all'oggetto. Vedete che ha creato? Adesso ci andiamo a spostare fotogramma e fotogramma. Quando vediamo un cambiamento, andiamo a modificare la nostra maschera. Io zoom un altro po', si è modificata un bel po' la situazione. Quindi andiamo a modificare poi punto per punto la nostra maschera. Lavoro un po' noioso, quindi per filmati un po' lunghi, però se fatto bene ha il suo bello effetto. Andiamo sempre avanti. Più ne faremo, più sarà preciso. Cerco di essere più veloce possibile, quindi magari non verrà bellissimo, ma penso già che vada bene. Perfetto. A vedere il risultato. Zoom. Ok, adesso bisogna seguire un po' i movimenti, quindi continuiamo.
Poi è finita, ecco. Tiene una cosa complicata, guarda. È un lavoro fatto molto male, ma non mi interessa, l'importante è capire come si fa. Benissimo. Ora abbiamo tutto il movimento. Wow, perfetto. Per esempio adesso, per non far vedere la maschera in questo lasso di tempo che non la vogliamo far vedere, bisogna andare a agire su opacità maschera. Quindi all'inizio mettiamo, parte va bene anche qua, magari un fotogramma prima che vogliamo che si veda la maschera, mettiamo opacità pari a 0. Ok, clicchiamo qua. Mentre sul fotogramma che vogliamo vedere apparire la maschera, ecco, non riuscivo ad entrare, mettiamo 100. Così vedete sparita la maschera. Ta, e apparisce a questo fotogramma. Ok. Lavoro pressoché finito, bisogna dare il colore. Ora con comando D o CTRL D andiamo su modifica e duplica, andiamo a duplicare per 3 volte la maschera che abbiamo fatto, 1, 2 e 3, così ne abbiamo 4. Andiamo a modificare l'opacità per renderla un po', vedi, la sfumatura. La prima la faccio a 10, la seconda faccio 1, la terza 20, la quarta tra i 30 e i 40, adesso vi metto 40. No, sto su quella di prima, vero? Ok, vediamo un po'. Ok. Vedete già l'effetto? Bisogna andare a dargli colore. Quindi prendiamo il filmato dalla libreria, lo portiamo su questa iconcina, sembra una pellicola. Ci crea, vedete? Un'altra composizione. Andiamo qua. Qua la cancelliamo. Ok, via. Abbiamo la composizione che abbiamo appena fatto. E la portiamo nella timeline.
Ho scordato una cosa importante. Qui bisogna creare una nuova tinta unita, questa volta nera però. Mettiamo sotto. Ok, mettiamo sopra. Arrivati a questo punto, andiamo sul livello metodo di fusione scolora. Ecco, abbiamo levato lo sfondo nero. Ok, adesso ci rimane altro che dare un colore alla spada laser. Ne andiamo su effetto. Ah, scusate, sono andato su correzione colore, bilanciamento colore. E qui vediamo se la vogliamo fare blu, per esempio. Andiamo su bilanciamento blu. E qui la cambiamo un po' come vogliamo. Mettiamo bene i valori. Ecco qua. Vediamo l'effetto. Wow. E qui ci aggiungere magari i suoni, lo faremo in un altro tutorial. Diciamo che il filmato finisca qui. Ok. Adesso non c'è altro che da fare che esportare il video. Ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao.